Curci, che oggi dopo Milano ha compiuto ancora ottime parate. Ma prima partiamo dal risultato. Dispiace ovviamente perdere dopo tre successi consecutivi, ma la Juve è troppo forte. Dispiace sempre perdere, però oggi secondo me la sconfitta, diciamo, per quanto riguarda le occasioni create, diciamo meritata, comunque c'è, ci sta, insomma, perché loro hanno creato, hanno giocato, visti veramente un'ottima squadra, non sono io a scoprirla, insomma, però hanno dimostrato ancora una volta che stanno ammazzando il campionato, e se hanno per adesso 12 punti dalla seconda, un motivo c'è, insomma. Noi abbiamo fatto il nostro, potevamo fare di più dal punto di vista dell'intensità, dell'agonismo, diciamo, però tutto sommato è stata anche una buona gara da parte nostra. Senti, la tua parata più difficile su Giovinco? Ma avrei preferito non fare parate, andare magari uno 0-0, però diciamo che loro sono un'ottima squadra, hanno creato, hanno fallito anche delle occasioni, hanno tirato fuori, non mi interessa delle parate, mi interessa il risultato della squadra, che oggi è stato negativo purtroppo. Senti, a un certo punto Pioli ha provato a difendersi un po' di più mettendo Naldo e lì è arrivato il gol. Adesso, al di là del singolo, non vogliamo entrare in quello, però è stata la prima volta che Pioli ha cambiato il suo modulo cercando di coprirsi di più ed è arrivato il gol. Può aver influito questo oppure sono coincidenze? No, sono coincidenze, perché anche perché comunque ha messo un difensore, ma non è che ci siamo messi tutti dietro, cambiando solamente il modulo. Dovevamo difendere in tre perché loro nel 2-2 degli attaccanti eravamo un po' in difficoltà, perché Vucinic e Giovinco, insomma, sono ottimi giocatori, e poi è stata una casualità che abbiamo preso il gol, ma comunque non c'entra tre difensori, due, quattro, solo bravura loro e magari un po' di sfortuna anche nei rimpalli, insomma, che hanno creato il primo gol. Senti, non hai voluto rispondere alla domanda di prima, però in effetti è la prima vera partita dove abbiamo visto Gianluca Curci fare delle belle parate, a parte l'ultimo, il colpo di testa di Cambiasso dell'ultimo secondo a Milano, insomma, quindi oggi, insomma, ti sei meritato un bel set in pagella, nonostante i gol. Ma come hai detto te, preferivo il set in pagella con la vittoria con Milano, insomma, ma comunque io cerco di fare il massimo, poi certe volte capita che sono impegnato di più come oggi e altre partite, magari come contro il Cagliari, dove sono ordinaria amministrazione, ma va dato merito sicuramente alla squadra, a fase difensiva, agli attaccanti che difendono, ai difensori. Comunque sì, alla fine sono contento per me stesso, ma non è quello che mi interessa. Però per capire, per il tuo potenziale, è questo il vero Curci o puoi ancora crescere? Cioè, a che livello sei di condizione? La condizione, no, sicuramente si può fare sempre meglio. Si allena tutta la settimana per cercare di migliorare sempre, poi le partite sono poi attimi dove l'uscita la fai o non la fai e ti cambia anche tanto, insomma, per quanto riguarda la sicurezza personale, perché magari fai un'uscita, ti senti più sicuro, però tutto sommato una gara normale, non eccellente per quanto mi riguarda, ma ripeto, non è quello che mi interessa. In campo le avete date e le avete prese, è stata una gara maschia. Sì, sì, beh, ma ce l'aspettavamo, lo sapevamo, contro la Juve qualcosa devi inventare, perché sennò se la metti sul piano del gioco su 10 volte, 9 volte e mezza perdi. Quindi noi abbiamo cercato in qualche modo sia di difendere un po' di più, insomma, questa era l'intensità del gioco, queste erano le nostre caratteristiche, forse potevamo fare meglio, questo ma tutti quanti, da me primo io, insomma. Senti, è vero che dal punto di vista personale di squadra l'importante è vincere, però dal punto di vista personale il tuo obiettivo adesso qual è? Conquistarsi la conferma a Bologna? Sicuramente. Queste 9 partite, sperando di farne il più possibile e di meritarmi il prossimo anno la conferma a Bologna.